Tutto è nato dalla passione per il due ruote. Piano piano nel tempo ci siamo affezionati all'ala e con la guida di nostro papà siamo andati avanti. Prima eravamo degli studenti, poi finiti gli studi ci siamo dedicati alle moto. E avendo una forte collaborazione con Honda abbiamo piano piano assistito le moto Honda. Poi la nostra passione, il nostro cuore ci ha portato nel racing e lì abbiamo dato sfogo ai nostri pensieri, alle nostre idee per un certo periodo, poi abbiamo abbandonato e poi l'abbiamo ripreso nuovamente. La nostra attività è variegata. Facciamo assistenza Honda, in più chiaramente la nostra passione ci ha portato a condividerla con dei clienti e a preparare delle moto speciali come questa e le moto da corsa. Allora, nella mia avventura chiaramente non sono da solo, ho dei collaboratori di cui due miei fratelli e un figlio. In più ho il piacere di avere collaborato con Honda Italia e Honda R&D, con Honda R&D nel racing e con Honda Italia nelle manifestazioni Honda Day, Service Day, e ci ha permesso chiaramente questi di avere delle collaborazioni validissime e di avere anche un po' di prestigio. Questi sono i miei trofei, non quelli dei piloti. Ho avuto la fortuna e il piacere di partecipare al contest Honda per 3 volte e questo è quello che mi sono meritato. Qui sono i diplomi, grande soddisfazione. Oggigiorno le competizioni sono sempre più esasperate. Quindi nella nostra preparazione dei nostri mezzi ci avvaliamo dei collaboratori che ritengo per me validissimi. Abbiamo un motorista, Massimo Tulli, abbiamo un sospensionista, Gigi Quaglietti, e abbiamo anche, tra virgolette, un elettronico che nel momento adesso attualmente all'estero non c'è ed è Stefano Andaloro. Essendo moto stradali, noi le dobbiamo adattare alla pista e dobbiamo perfezionarle e mettere degli accorcimenti che ci possono permettere di smontare, rimontare degli accessori, dei pezzi rapidamente. Quindi adesso noi vediamo la pinza posteriore. Questo fermo è soltanto un fermo di sicurezza per garantirci che quando il pilota entra in pista sia tutto in ordine. Poi mettiamo una mollettina tra le due pasticche, fissiamo la pasticca interna al cerchio sul corpo della pinza. Per quale motivo? Perché così quando il pilota mi va a frenare, con la molletta mi si liberano tutte e due le pasticche e la ruota non mi rimane frenata. Ricollegandoci al discorso precedente, abbiamo apportato questa modifica all'asse della ruota posteriore per avere una facilitazione nell'estrazione di quando si sfila la ruota. Adesso vi faccio vedere. Chiaramente noterete che anche il registro rimane attaccato, perché nelle fasi concitate della pista può succedere di fare le cose molto velocemente e quindi ogni cosa deve stare al suo posto. Adesso vi faccio vedere la modifica che abbiamo apportato alla pinza posteriore. Puoi estrarre, Marco, la ruota? Come vedete, il gruppo del freno rimane collocato sul forcellone. Nella moto di serie questo viene via. Con questa modifica che noi abbiamo apportato, l'abbiamo reso solidale al forcellone. Per un semplice motivo, perché quando sostituiamo la ruota basta reinserirla rapidamente. In precedenza abbiamo allargato le pasticche per favorire l'inserimento del disco e le pasticche, come vedete, sono smussate proprio per facilitare questa operazione. Altra modifica sono nelle boccole, nei distanziali. Questi distanziali, come vedete, rimangono sul cerchio, mentre nella moto di serie vengono via insieme all'asse. I parastrappi sono fissati direttamente al portamozzo, portacorona, perché devono rimanere al loro posto, altrimenti nella moto di serie andrebbero in giro.
Altra modifica che abbiamo apportato è la sostituzione della catena. Con una catena di un passo più stretto, quindi è più leggera, fa meno attrito, perché nella categoria stock chiaramente il potenziamento del motore non si può fare più di tanto e quindi andiamo a cercare di far lavorare il motore nelle migliori condizioni e sostituendo la catena è uno di questi. Catena e rapporti, corone e pignone. Chiaramente le corone sono di materiali in ergal, più leggere, forse meno resistenti, ma nel racing andiamo a cercare la prestazione, non la durata. Altra modifica, terminale di scarico, cosa importantissima. Nel trofeo Honda siamo obbligati a montare quello che danno in dotazione per il trofeo. Negli altri campionati a cui abbiamo partecipato, CIV, abbiamo messo uno scarico un po' più performante, con una parte in titanio, la parte esterna ultima, questa zona qui, in titanio e con una sezione del tubo molto più ampia, più grande, per far respirare meglio il motore. Abbiamo apportato una modifica, abbiamo messo un radiatore aggiuntivo. Abbiamo eliminato quello dell'HRC per un semplice fatto, perché nella stagione calda, quando ci sono delle gare a giugno, luglio, agosto, non ci portava il motore a temperature troppo elevate, quindi oltre che ci creava dei problemi di affidamento, creava anche dei problemi a livello di potenza. Abbiamo messo un radiatore aggiuntivo che ci ha fatto scendere di 5, 6, 7, 8 gradi la temperatura dell'acqua e tanto bastava per stare nelle condizioni ottimali. Andiamo sull'elettronica. Abbiamo sostituito la centralina originale con una centralina HRC. Chiaramente per poter fare questo abbiamo dovuto cambiare anche tutto il cablaggio della motocicletta, perché la centralina HRC ci dà delle opzioni, oltre che si può gestire, si può programmare. Abbiamo due inserti che sulla moto stradale, uno serve per le quattro fesce d'emergenza e l'altro per il passing, dove le quattro fesce d'emergenza ci servono per il pilota in pit lane di non superare una certa velocità. Abbiamo la possibilità di avere un cambio assistito elettronico. In questo caso specifico noi abbiamo bypassato quello dell'HRC per farne uno un po' più funzionale e più naturale, che è situato direttamente sul cambio. Ecco. Qui abbiamo una cella dove possiamo intervenire sia nel cambio in compressione o in estensione e nei tempi di taglio. Chiaramente il pilota ci dice quale gradisce di più. Altra modifica che si può apportare sempre nella categoria stock sono le sospensioni, e sembra anche giusto per una questione anche di sicurezza, anche perché la motocicletta sta sempre al massimo delle sue prestazioni. Questo è un ammortizzatore posteriore che viene sostituito a quello originale. Qui potete vedere questa registrazione. Questo è un comando remoto che varia l'altezza della molla, mentre questi due pomellini, come vedete, uno è per la compressione e uno per il ritorno. Sto parlando del motore, essendo un regolamento stock si possono fare poche modifiche. Nel 2012 ci hanno concesso, per stare insieme alla concorrenza, di sostituire la frizione originale come questa con una frizione antisaltellamento dell'STM. Parlando del motore, essendo un regolamento stock, in teoria non si potrebbe toccare niente. L'unica cosa che noi possiamo andare a guardare, a riferire, a migliorare, sono tutte quelle lavorazioni che in fase di assemblaggio sulle catene di montaggio non avvengono. Gli assi a cams sono quelli di serie, i rocchetti gli stesso. L'unica cosa è una manutenzione accurata, una manutenzione dettagliata e con un chilometraggio ben preciso. Questo è un pistone, va sostituito circa ogni 1000-1500 km, chiaramente con il pistone, sia lo spinotto che le fasce, mentre le bielle vengono sostituite ogni due revisioni del motore.
Chiaramente le bronzine, come vedete, vengono sostituite sempre. Qui subentra il bravo preparatore nel sostituire, nel modificare quelle parti al limite del lecito per avere le massime performance del motore. Bike Rider!